Che cos'è il senso di legalità oggi? È solo rispettare semplicemente delle regole? O c'è un qualcosa di più profondo in tutto questo? O è il riconoscersi in una comunità, senso di legalità, come riconoscersi in una comunità, come riconoscersi in valori di riferimento di una comunità. Qual è la cosa che oggi sentiamo moltissimo? Io penso che anche tra i giovani si senta moltissimo, anche voi giovani la sentiate moltissimo. C'è una sorta di infelicità su tutto quello che riguarda la sfera pubblica, cioè c'è una sorta di distacco da tutto quello che è il bene comune, le cose che sono di tutti. Siamo tutti molto concentrati sulle cose che riguardano noi stessi, la nostra piccola sfera individuale. In questo il senso di legalità ha qualcosa di importante, perché senso della legalità è invece riconoscersi in un qualcosa di collettivo. Le leggi, non a caso, sono, qua si studia un istituto tecnico, generali e astratte. Cioè non guardano, non fanno una selezione, non dovrebbero fare una selezione rispetto a quello che dicono, a quello che a volte impongono, a quello che talvolta suggeriscono, a quello che consentono. Sono delle previsioni che valgono per tutti. E sono poste prima che si verifichino i fatti per cui si applicano. Quindi è proprio il concetto di comunità. Il senso della legalità è riconoscersi in una comunità, in un collettivo, nei suoi valori di riferimento. Quali sono i suoi valori di riferimento? Questo lo sapete bene. Principalmente sono i valori della nostra Carta Costituzionale. Che cos'è la criminalità organizzata in realtà? E quindi le mafie cosa sono? Sono gruppi organizzati di persone che non si riconoscono in quella comunità di riferimento, in quella che dovrebbe essere la nostra comunità di riferimento. Cioè sono portati a costituire delle comunità alternative illegali rispetto appunto alla nostra comunità, quella in cui noi ci dovremmo riconoscere. Decresce il nostro senso della comunità, più crescono le presenze criminali pericolose sul nostro territorio, perché sapete cosa significa poi alla fine espansione dei gruppi criminali come la camorra, l'andrangheta o la mafia nel nostro territorio significa delle cose in fondo anche molto semplici ma molto drammatiche. Significa che c'è per tutti meno libertà di iniziativa economica, perché quando nel gioco della concorrenza economica arrivano delle imprese, cioè le imprese criminali, che possono godere continuamente di finanziamenti in contanti che hanno una capacità di intimidazione notevole nei confronti di chi che sia e hanno anche una gran capacità corruttiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni, le altre imprese, quelle che si comportano onestamente, sono destinate ad essere messe in un angolo e a finire. Quando imprese criminali di questo tipo, entrano nel nostro sistema economico, hanno una capacità di concorrere attraverso strumenti che solo loro possono avere, anche perché alcuni sono strumenti illegali, quindi finanziamenti dovuti all'attività di riciclaggio e in particolare capacità intimidatoria e capacità corruttiva che sbaragliano la concorrenza. Non solo, ma nelle imprese che sono controllate dalla camorra o dall'andrangheta, vi garantisco che i dipendenti non possono vantare gli stessi diritti che oggi possono vantare
con imprese legali, perché nelle imprese mafiose difficilmente il sindacato può incidere a tutela dei diritti dei lavoratori. E poi in sistemi economici dove si registra la presenza di queste imprese mafiose abbiamo anche un'altra caratteristica, abbiamo detto, quindi minore libertà di iniziativa economica, minori diritti per i lavoratori e soprattutto abbiamo però un terzo effetto che è dovuto alla minore trasparenza nelle decisioni delle pubbliche amministrazioni.